Entriamo nel vivo del manuale. Nell'introduzione ti ho detto quali sono le finalità di questo manuale, cioè quello di andare a creare delle buone linee melodiche, quindi dei buoni soli. Ma qual è la problematica che dobbiamo andare ad affrontare e a risolvere? Quando noi chitarristi improvvisiamo, spesso diamo per scontate alcune cose, cioè che la tonalità di impianto abbia ovviamente una scala sulla quale è stata impiantata, cioè Mi minore, scala di Mi minore, e quindi avrò Mi, Fa, diesis, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, di nuovo, eccetera. Ora, alcune di queste note sono, tutte le note sono giuste su questo giro armonico, così come la pentatonica di Mi minore avrà note giuste rispetto agli accordi, ma non tutte saranno note efficaci, cioè non saranno note verticali rispetto alle triadi. Cosa intendo quando dico verticali? Se vado a scrivere per esempio la triade di Mi minore, Mi, Sol, Si, in spartito, Mi, Sol, Si, sono tre note sul rigo. Se vado a mettere il Fa diesis, che è la nona, il La, che è l'undicesima, o per esempio il Do, che è la sesta minore, non riuscirei a scriverlo sullo spartito in modo verticale, perché non riesco a mettere nello stesso posto una nota sul rigo e sullo spazio. Bene, queste note vengono messe a lato. Ecco, proprio questa visione verticale o laterale, anche grafica, dello scrivere, è quella che può crearci delle problematiche. È verticale una nota rispetto a una triade quando fa parte di uno sviluppo per terze delle triadi. Nella chitarra solista, nel volume 1, ti ho spiegato come sono misurabili e come vengono costruiti gli intervalli, come sono costruite le triadi e le quadriadi. Bene, proprio a queste cose noi ci riferiamo. Ora ti faccio un esempio pratico, perché questo manuale, in questa parte del DVD, è assolutamente pratica. Vado a prendere qui nel Genvox la base 1, quella è Mi minore, che è Mi minore, e la base che ti verrà veramente il vomito su questa base, perché sarà sempre questa, perché voglio applicare dei concetti sempre sulla stessa base in maniera che ti diventino molto chiari. Mi minore, Do, Sol, Re. Tutti in posizione fondamentale, quindi prima, terza, quinta, nessuna settima, nessuna nona, niente, neanche nella base. Ora, senti qual è il tipico errore che noi facciamo. Scusa, Tu, Tri, Fo. Va bene. Sì, su Do è una settima maggiore. Questa è la quinta, va bene. Continuo a sbagliare. Scolastico. Cosa stava accadendo? Che le note erano giuste e ineccepibili dal punto di vista di correttezza armonica, cioè tonalità di impianto del giro armonico e note pentatoniche di Mi minore. Non ci piove. La problematica è che alcune volte io mi fermavo su note che non fanno parte della triade, quelle famose note laterali di cui ti ho parlato. E quindi, per esempio, su Do mi fermavo su Si, che è la settima più, ma l'accordo non è una settima più, quindi io là dentro ho una chitarra che fa Do, Mi, Sol, Do, e io sto facendo Si, a mezzo tono di distanza. Metodologia di approccio. In questa Unit 2 ti voglio spiegare ancora, un'altra Unit di spiegazione del manuale, non siamo ancora proprio nel pieno. Avrai visto sul manuale questo grafico, questi sono ancora gli appunti, no? I miei appunti sui quali io poi sto facendo questo video prima che il manuale venga stampato. E che cosa sono tutti questi simboli che vedi sul manuale? Bene, nella pagina dopo, visto che lo possiamo vedere insieme, ti voglio illustrare di cosa stiamo parlando, cioè questa è la nota target, adesso Eros ce la mostra, e quando devo raggiungere questo target, cos'è il target? La nota obiettivo è quella che fa parte della triade, quella che fa sì che quella nota su quella triade non crei tensione e non crei bisogno di risolvere. Cioè, se sono in Do, Do maggiore, Do, Mi, Sol, fermarmi su Do, su Mi o su Sol non crea tensione risolutiva, ma crea stabilità, è una boa alla quale noi dobbiamo ancorarci solidamente per portare avanti il nostro discorso musicale. Ora, tutti questi simbolini che cosa sono? Sono quelli che noi andremo ad affrontare, cioè
Se questo è il nostro target, noi possiamo suonare note di avvicinamento diatoniche, cioè posso suonare delle note appena prima o appena dopo. Per esempio, se ho in Do maggiore, Do, Mi, Sol, per avvicinarmi a questo Do, io avrò sulla scala diatonica, siamo in Mi minore, ok? E il Do è il... ok? Quindi uso una scala Lidia. Su questo Do, per raggiungere questo Do, posso fare, cioè la nota che segue, la nota che lo precede, in modo diatonico, note di avvicinamento diatonico. Su Mi, su Sol. Ok, andiamo avanti. E dopodiché... ho già nominato più volte le note target. Bene, andiamo a trovarle. Torniamo ovviamente sul giro della base 1, il giro è Mi minore, Do, Sol, Re maggiore, che è quello che ti ho già detto ti uscirà dalle orecchie, e andiamo a cercare le note target. Ti ho già detto, di nuovo, anche se rischio di ripetermi, ma magari tu stai seguendo queste lezioni in giorni diversi, le note target sono quelle che fanno parte della triade. Bene, quindi guardiamo insieme sul manuale la figura 3, la figura 2 del capitolo 3, dove ti ho trascritto sullo spartito proprio le triadi, Mi minore, Do. Vedi che in figura 2 della unit 3, quindi 0302, ho avvicinato il più possibile, come se fossimo in una classe, diciamo, di arrangiamento, di composizione, le triadi, cioè facendo il minimo movimento possibile e partendo da Mi minore in stato fondamentale, cioè Mi, Sol, Si, cercando di avvicinare il più possibile, io posso arrivare a Do suonando Mi, Sol, Do. Quindi non vado a girare la triade, cioè suonando di nuovo il Do in stato fondamentale. Cioè non Mi, Sol, Si e Do, Mi, Sol, ma Mi, Sol, Si, il Mi resta fermo, il Sol resta fermo, il Si sale a Do. Dopodiché andiamo al Sol. Al Sol il Mi scende a Re, il Sol resta fermo e il Do scende a Si. Ok, questo è il minimo movimento possibile. Significa che andando a lavorare sulle triadi, io dovrei scegliere di fare Mi, Sol, Si, ok? Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Do, ok? Quindi diventa Re, Sol, Si e qui Re, Fa, Diesis, La. Ok, andiamo avanti e quindi prendiamo il Mi in primo rivolto, quindi diventeranno in questo modo le triadi. Ecco, ognuna di queste è una nota target, ma noi dovremo andare a seguire ognuna di queste linee. La prima linea è quella che per esempio fa Mi, Mi, e poi scende a Re, eccetera. Ma andiamo per gradi. Qual è il tuo compito? Devi andare avanti e guardare per esempio la figura 0303, cioè la terza figura delle unit 3, e vedere come io ho collegato queste note. E quindi il tuo compito sarà quello, prima di tutto, di eseguire questo esercizio e di capire che cosa inizia a succedere in modo molto semplice, perché questi quattro accordi sono molto più simili e vicini di quanto possa apparire. Ora andiamo a suonare sulla base, che appunto è la base 1. E uno dei tuoi esercizi potrebbe essere, anzi sarà, quello di nominare, ogni volta che tu suoni una nota, nominare il tipo, sì la nota, ma il tipo di intervallo che quella nota va a creare sull'accordo, sulla fondamentale. Cioè nella figura 4 della unit 3, la figura 0304, tu vedi che, per esempio, in misura...